Eccoci qua, un caro saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento settimanale giornaliero con Farming Simulator 22. In questo momento ci troviamo esattamente nella serie dedicata ai fratelli Capuni. Ragazzuoli, in questo momento siamo veramente molto molto in difficoltà. Sirius è stato completamente coperto ed è arrivato il mese di dicembre e in questo momento sta strizzicchiando. Allora, vediamo un po' cosa possiamo fare per guadagnare qualche evidence. Coltivazioni, io direi di pulire un po' il piazzale. Questo è interessante. Oggi vediamo un po' di liberare un po' il cortile dalla neve. Questo vuole quanti cavalli? Questa è leggera. Una tonnellata, 720 kg, 2,5 metri. Vado per questo. Allora adesso andiamo con Leonardo, sì, è prettamente da PC la partita di adesso. Ora non ricordo se tu giochi da console. Devi aggiornare anche il gioco prima di entrare, perché io ho aggiornato tutto, quindi dai un'occhiatina, puoi venire tranquillamente. Willa, Moreno carissima, carissimo. Buon pomeriggio a te, mitico Moreno. Come state, ragazzuoli? Mitico Leonardo e mitico Moreno. Sì, Moreno, l'ho aggiornato e devo dire la verità, sto notando subito che il gioco rispetto a prima, quando lo chiudo, cioè che esco dal menu, non mi va in crash. Non solo, poi finalmente mi parte tranquillamente con la
la DirectX 12. Infatti per farlo funzionare all'inizio ho dovuto modificare un file di gioco per poterlo far partire. Adesso invece pare frizzi anche di meno. Prima frizzava tantissimo quando lo facevo partire in DirectX 12. E bene, bene, direi che senza grandi modifiche il file di XLM sì, sta andando veramente molto bene. Io ho notato che è diventato un po' più pesante a livello grafico. All'inizio appena l'ho aperto anche a me ha dato questa impressione qua. Ha laggato un pochettino. E poi ha iniziato a funzionare meglio. Come se si fosse stabilizzato. Oh. Può darsi. Prima qua. La neve non la sposta qua. Lo vendiamo subito, vediamo se funziona l'altro. Aiaiai, mi hanno un po' fregato, che sfiderina. Vediamo se con quell'altro funziona, anzi lo prendo a noleggio stavolta, non mi faccio fregare. Sì, noleggio. Peggiore delle ipotesi, avrò speso 180 euro qualcosa. No, non ti sento Leonardo, aspetta, ecco qua. Se non entri nel gioco non potrò sentirti. Forse lo fa fare solo un farm, sto coso. Ah, ecco, infatti. Ai ai ai. Speravo di guadagnare un extra qua. Speravo di provarlo direttamente. E allora, vabbè. Oh, ma effettivamente almeno così quando c'è neve tu puoi anche fare altre cose, però per esempio potrebbero anche permettere di poter rimuovere la neve non solo per esempio dalla propria proprietà, ma anche in altri punti, e potrebbero creare una mod dove ti pagano proprio per rimuovere per esempio la neve dai campi. Tutto fa brodo. Quella là della neve sulle strade, la mod dici, Moreno, forse ho capito qual è, che mi pare Podrak o qualcun altro in passato ho visto un video proprio con la cosa invernale qua, e vedevo che spostava la neve. Ah, va bene, meno io.
Mo sto facendo sta cosa giusto per variare un pochettino le cose da fare. Perché al momento, a parte la ratura, come si chiama, a parte queste cose qua, non è che c'è un granché da fare. È fantastico sentire anche il rumore della neve sotto i pneumatici. Sì, ora ti sento basso, molto molto basso ti sento. Come basso? Adesso? Come mi senti? Un po' meglio, ma qua secondo me il problema è la chat di gioco, che dà ancora il volume bassino. Sì, perché io adesso ti ho... cioè non ti sento tanto bene se disattivo Discord. Ah, ma tu stai su Discord, stai? Aspetta un attimo, allora qualcosina la posso fare. Aumento il volume selettivo qua per la tua chat vocale. Ah, eccolo qua. Allora, vediamo un po' se riesco a modificare il volume. Ecco qua. Allora, parlo un po' adesso. Mi senti? Ecco, Mi sentite parlare su Discord? sì, io ti sento. Quella Ita, buon pomeriggio a te. Ah sì, no, perché adesso sto parlando della chat del gioco. Prima no. Puoi anche ritornare su Discord perché ho aumentato il volume selettivo del tuo canale. Sì, abbi pazienza, scusami. Così nel frattempo, arrivato a sto punto, e allora arrivato a sto punto, mo faccio una cosa. Solo lo do indietro e prendo i due classici, quelli lì a spinta. Cioè, quali sono quelli a spinta? La spazzaneve è quello con la lama davanti, perché quello là che ho preso adesso effettivamente è un po' complicatuccio, Ok, sì. meno così si No, ma ammassano. basta. Sì, basta perché puoi metterla anche in un rimorchio. 3 metri e 2, 3 metri e 3, vabbè, differenza 1000 euro. 8,20. Prenderei due di questi qua. Sì, Giusto, un po' c'è un signore che cammina a maniche corte. sono quelli là che non hanno freddo. Ma questo è troppo potente per sparare. Prendo questo qua. Oh, ma già ho preso tutto. Puoi prendere, vedi, ti ho lasciato i landini. Ma guarda che... Se tu prendevi un rimorchio, cioè se mi chiamavi che prendevo un rimorchio, dopo lui scaricava dentro il rimorchio. Ah, e vabbè. Non ci ho pensato. Ormai vabbè, Giusto per abbiamo tenerlo un pochettino ammassata la neve qua. tutto. Dopo lo buttavi in un campo, cioè fuori campo. Peccato che non so. Mi frena. Ti sei ribaltato? No, no, non frena. E quindi sono andato su per il campo. Si è andato lungo lungo. Guarda, guarda quanto mi frena. Eh sì, qua c'è la neve. A proposito, Moreno, comunque ho notato che qua sulla neve si può fare anche un po' di drift.
Infatti stamattina, sai Leo, subito dopo scaricato l'aggiornamento, sono venuto a vedere un po' sulla neve se si riusciva ad andare di traverso, visto che si poteva andare di traverso. Quindi hanno fatto L'avevo l'aggiornamento capito. abbastanza realistico. Io avevo su Farming 19, ero con la mod delle season, no? E praticamente ho preso un Monster Truck 200-250 all'ora sulla Caspita. neve. Sai quanto ridevo? Facevo delle sgommate che tu non potevi neanche immaginare. Immagino. Morino, grazie. C'era una. Grazie di essere passato in live, caro Morino. A che ora vai in onda, ti? Sempre alle 18:30, mi pare. Moreno VR, la desinenza sta per Verona? La targa automobilistica Verona, Moreno. Ah, ecco. Oui. Qua muova voglia. Guarda qua. Se freni vai dritto. Però funziona meglio sull'asfalto. Prendi un po' di velocità e freni. Fai un drift. Esatto. Vieni fuori Sull'asfalto drift. è drift 31-31. No, sull'asfalto è normale che fa così, eh. Dopo sempre sull'asfalto così. Ciao Moreno, grazie ancora di essere passato. Era. Moin ja Non gira. wunderbar. Non gira? Non gira. Ja, Non gira. non fa girette. Oppola, ecco qua. Misericordia. Mo sbandicchiamo. Ho visto Leo in un'aiuola. Hola, ho visto Leo in un'aiuola. Oppla! Ah, ma qua si riesce a rimuovere sul terreno, hai capito? Funziona sul terreno. Ottimo! E qua mo mi faccio il Ah, io sentiero. sono già 22. Sto andando di 22 all'ora a sparare. E tu c'hai il mezzo più potente là. Ok, funziona allora. La vado a fine di sparare nel cortile della farm qua. Ok, vai, andiamo ad andare così. Eh sì, per forza così dobbiamo fare. Vediamo se riusciamo a mettere la neve a centro del cortile là, Sì. sfilati. Ma manca ancora un'ora. Sì, dai, altro mezz'ora. Io faccio così. Perché devo spalare la neve. Io mi sfracchetto di drago. Aia, mi sono imbucato dentro. Nella Ma non recinzione? so come. Sì. Il maestro è andato via. Mi devono ancora passare la scheda. Ancora mezz'ora. Oh, mio Dio.
che sta già sparando, spianando la strada. A parte che passando da qualche giorno è fatto morto. Nel frattempo qua mi libero la strada. Sì, a parte che domani è già libero tutto. Leo, però se metti la musica devo metterti in muto perché altrimenti mi dà il copyright nella live. Quindi o metti, se magari abbassi il volume che lo senti solo tu, altrimenti mi dà un po' di problemi qua, abbi pazienza. Grazie. Grazie. Tolta, giusto? Yeah. Thank you. Thank you, Ace. Io qua quasi quasi mi inizio Eccola qua. A lavorare tutto il perimetro qua. Arrivo subito. Sì, si vedrà. Da quando gioco a farming che sto spalando la neve qua. La prima in assoluto. Non prende, allora qua liberiamo nelle zone della casa. Comunque è più facile raccoglierla dopo buttarla via. Effettivamente. Io piano piano mi faccio un paio di passaggi e cerco di liberare per bene tutto l'ingresso qua. La prossima volta che lo sai prendiamo quello là in due e quello là dopo. Questa però ci permette di gestirla meglio, almeno per me, gestire meglio dove posizionare. Se sei da solo conviene. Sì, se sei da solo conviene questo comunque. Ah, ma questa per esempio, sendo quello lì va bene tipo per spalare, togliere la neve a bordo campo, però diciamo che così con questo qua in due o tre passate ho portato via la neige, come dicono i francesi. Hai visto? Ho preso anche il cagnolone qua. Sì, ho visto. Ah, davvero, sai una cosa? Dimmi. Forse mia mamma mi compra il DLC quello del cane. Ah, ottimo. Così dopo non faccio più fatica a cacciare gli animali. Ah, perché non li trasporti bene gli animalozzi? No, è che io non ho il cane, quindi magari li faccio danno, ma non posso farli cercare il cane. Ma tu dici qua su farming, ho capito bene. No, su The Hunter. Ah, perché è una DLC il cane, non lo sapevo. Sì. Che sfida. Quindi dovrai prenderti cura del cagnolone. Eh sì. Almeno quando caccio un animale trovo il sangue, tac tac. Giustamente dici, almeno so
come ritrovare eventualmente La preda. Perché la preda, esatto. magari se ce ne sono 4-5 in un posto cominci. E dov'è? E qual Almeno il cagnolone ti dà una mano a trovare la preda. è? Io. Sì, la rincorre finché non muore. Se. La fa correre finché non crepa. Quando è morta e la lascia stare. La porta in effetti Cioè. allo sfinimento. Sì. Fa uscire tutto il sangue. E qua mi sono incastrato già per 3 volte di fila. Sulla recinzione qua. Vedi che schiacciando il tasto sinistro del mouse e poi muovendolo a destra e a sinistra puoi cambiare l'angolazione della lama qua, come si chiama, dello Sì, spadale. lo so. Ah, ok. È che mi trovo meglio con quell'altro, Ah, quello. Aspetta qua. quello che spruzza, quello Sì. che con il getto della neve. Butti direttamente sopra il mouse. Fatto tutto. Dov'è? Sì, questo te lo butta sul rimorchio. No, facciamo tutto quello spargisale. Problema è poi dopo Tanto dove lo lo vai prendiamo. a mettere il tastaneve, che l'accumuli, perché sul 19 c'era anche una mod che pare riciclava la neve e la faceva diventare acqua, se non ricordo male. Non l'ho mai usato, però l'ho visto utilizzare molte persone. Io l'avrei utilizzata se la Ah, vedessi. Non sai quanto facevo tipo. Aspetta. Avevo un carrellone da 250.000 due volte lo riempivo. caspita. Ero a posto con l'acqua per 10 anni. Eh sì, Così. quello la mettevi a sciogliere e quello poi convertiva la neve in acqua, credo. Bello. Tac, come dice il mitico Aleasso. Tac. Il caffè patacca, il caffè che spacca. Esatto. Ah, anche tu hai imparato il jingle dello spot Caffè Patacca. Bravo, bravo. No, troppo pesante, non posso volare. Fai il C? Qualcosa a gennaio. Gennaio ci sono poche cosucce da fare. Dato un'occhiatina prima al volo. A parte mi pare un po' di aratura, queste cose qua. Però se tu vuoi Vai, farti vai, le. andiamo da Roma. Se vuoi fare le missioni però falle, non ti preoccupare. Puoi fare quelle lì, prendi i mezzi in prestito. Se ti dà noia stare qua, insomma. Sì. Andiamo con la neve. E mo mi volevo più che altro, stavo facendo un po' qua Vediamo le per missioni. fare qualcosa di Che c'è? diverso. Aratura, vai subito. No, non vedo niente. Progetti. Credo che mi divertirò molto. Vai, vai. Andiamo nel frattempo qua, mi sistemo un attimino la farm. Qui la Urlerò un carissima paio di Ale. volte. Ah, yeah. Mitico Aleasso. Oh, yes, oh, yes. Carissima Ale, in questo momento sono in compagnia del mitico Leo. Ah, yeah.
geniale, così mi dai una mano a pulire eventualmente un po' la farm, oppure per farti anche tu una missioncina. Diverti molto secondo me a fare le missioni. E la neve. Quando devi girare fai drift. Giusto, peccato che, peccato che non si può tirare il freno a mano. Drift 31. E io ne ho appena fatti due. Drift 31, bravo Leo. Io ne ho appena fatti tre. Sì. Si è a quota 4? Ti sentiamo. Siamo su Discord. Vabbè, ma sto tra... Discord è anche la chat di gioco. Sì, ti sentiamo. Sì, ti sentiamo. Yeah. Porca pareti di Bruxelles. Ti senti? Yeah. Giusto, ho fatto un danno con la neve. Che cosa hai combinato stavolta? Non ho frenato. Ai ai ai. E sono andato diritto in un campo duro. Aia. E te l'ho trinciato. Ah. E vai più piano. Mi dispiace. Vai più piano. È già la strada dritta. Ale. Sono arrivato. Ale, ma dove sei? Non ho capito, sei su Discord, dove stai? Ale, vedi che forse hai mutato, hai messo in muto il tuo Discord. Io sto parlando della chat di gioco. No, peccato, nei campi non si sgomma. Peccato. Boh. Mi senti? Boh. Vabbè, quello là non ci sento. Ci siamo. Dimmi. C'è Ale che ti chiama la Discord. Ma io non lo sento. Ale, vedi che tu non hai attivato il microfono al tuo al Discord, altrimenti ti sentirei. Vedi che hai messo in muto. Ma puoi attivare anche la chat vocale del gioco eventualmente, Ale. No, ma non so che neanche ti sento, quindi ho un problema. Il microfono disattivato, Ale. Il microfono disattivato. Oh, strano, io lo sento. Ho un problema mio. Cioè, è un glitch mio che lo sento, o è un problema tuo che non lo senti? Non lo sento proprio. Ma tu da dove lo senti? Discord? Da Discord. Ne
nelle impostazioni di Discord. Vedi un po'. Perché altrimenti se il Bene. problema fosse mio non dovrei sentire nemmeno Leo. O in No, teoria. io sto parlando della chat di gioco. Ma io sto parlando. Aspetta un attimo, chat di gioco, sì, quella l'ho attivata, fammi controllare. Infatti io parlo da quella. Sì. Chat di gioco è attiva. Però lui è sulla chat di Discord, è quello il problema. Io l'ho attivato tutte e due. Però non riesco a sentirlo. Boh, allora non so. Ha detto io mi illumino, dovreste sentirmi. Ha appena detto. Strano, Ale, perché ma fa una cosa, attiva la chat di gioco. Attiva la chat Non so vocale. se mi. Perché forse tu ce l'hai disabilitata la chat di gioco, Ale. Ho trovato una cosa per togliere la neve più in fretta. Quello però costa. Eh no, Ah, ce già l'ho già trovi? attaccato di dietro. Sì, Ah. non ho speso niente. C'è già in farm. Credo che ce l'hai comunque. Allora, vediamo un po'. Voce, aspetta, aspetta. Ecco qua, ora dovresti sentirmi. Ma io ti Oh sento no. sempre. Ecco, no, avevo impostato io perché mi sono scordato di reimpostare le reimpostazioni, che stamattina ho fatto un ripristino generale. Ma tu mi senti Eccoci. ora? Sì, no. Oh, va. Buon pomeriggio, carissimo. Ciao Chicco, allora ora apro Farmi. Ciao Ok, dai. a tutti ragazzi, ciao Leo. Ciao caro. Mi sembrava strano perché io mi illuminavo. Dopo mi sono reso conto, ho detto ma fammi andare a vedere se le impostazioni di chat Eri sto tu che corretta. Infatti, dovevi andare. poi mi sono ricordato che ho resettato tutto stamattina e quindi ho perso tutte le impostazioni. Ma stamattina non sono andato in live perché ho dovuto fare un po' di cosucce. Mo'. Ah, sì, ho visto, volevo scriverti, ma Ho visto era. che c'era la neve e ho detto quasi quasi faccio qualcosa di diverso oggi. Però se tu vuoi fare qualche missione, falla tranquillamente. Eh, ma io Quelli sto tipo che andando non hanno la neve sopra. cercando di entrare. Devi dire la parola magica e vedi che Farming si mette a disposizione. Basta che dici io sono aie e quello subito istantaneamente vedi che si sblocca. Io dico, apriti Allora, Farming, sennò ti dettagli. sparo. Sì! Ehi, Hai fatto l'aggiornamento, vai, c'è Ale? sopra sto campo. Quale aggiornamento? A Farming. Sì, Ah, stamattina. ok. Vai, c'è la Carica nevata, solo che mod, sopra il 4 campo, mod. vai. Ogni tanto ti metti a mettere le mod. Oh, Ogni giorno. in realtà io le ho tolte tutte e le ho rimesse da capo. Tutte. Alcune sì, le ho svuotate completamente. Caspita. Ma più che altro perché almeno così faccio pulizia delle mod che non utilizzo. Che ho fatto ogni volta una fatica qua. Ho solo il problema è per fare il Sì? crossplay. No,
Poi l'aggiornamento è automatico su Steam, quindi. Solo che l'ho disattivato quello automatico in generale, che è così almeno non mi va ad intaccare, soprattutto Euro Truck, quando devo andare ad utilizzare multiplayer. Ma Leo come fa a giocare con te? Perché c'è scritto consente il crossplay? No. E lui da PC. Ah, lui da PC? Credo di sì. No, non me l'hanno mandata oggi perché credevo che ce l'avevamo. Ok. Carica mod. Oh, c'è questa, c'è il GPS che... Ok, vedi che ci sono alcune mod da aggiornare. Il GPS? Sì, sono 4. Mi sembra. Da 4. Ma tu a me prima non mi sentivi, giusto? Io no. Cioè io sì che ti sentivo, scusa. Ah, allora non avevo imbossato... Boh. Ma mi sentivi dalla live o da Discord? Che sta cosa è strana. Cioè strana. No, da Discord. Aspide, pure nonostante non avessi imbossato nulla. Forse lo prende da quello che sono i parametri del sistema, evidentemente. Può essere, sì. Class selection. 40%. Devo aggiornare. Refresh contract. Avid Duty Turf Guida Sterling. Ok. Vabbè, queste mod le ho prese in realtà quando sto da solo. Alcune di queste qua le utilizzo prettamente quando sto da solo. E anch'io in quella mappa la famosa ho praticamente aggiunto solamente per quando gioco da solo l'autocaricante. Poi quando vado in crossplay lo devo, anche perché se devo prendere qualcosa tipo miele, pomodori, sto roba qua non la finisco più lì. Però diciamo che se fai una live il non autocaricante è buono, perché almeno tieni impegnata il tempo, ci impieghi un po' più di tempo. Ma ovviamente quando vai di fretta allora ci sta pure che uno per risparmiare utilizza gli autocaricanti, queste cose. Fino a quando ci sei oggi? Io fino alle 6 più o meno. Madonna, fai 4 ore di live. Sono già le 4, Io fra mezz'ora quando alle 4. 10, sono 10 alle 4, Sì, sì. Ma come si dice a Napoli, le 4 meno 10. Ah, qua ci sta la porta. Ora esco e rientro. Ok, ma mi pare che non dovrebbe esserci bisogno. Se non mi sbaglio, prova a uscire, prova a vedere prima se è uscita il mod hub e funziona, perché forse con questo aggiornamento nuovo avranno risolto, credo, poi No, nessun, non ha risolto niente. Adesso entro, sto entrando ora. Dovevo uscire e rientrare. Sono 50%. Non hanno risolto nulla, purtroppo. Ah yeah. Sono 51%. Perfettino. Io stamattina ho fatto una live, non l'ho caricata perché ho messo la musica. Poi alle 10:30 sono uscito perché ho detto vado da Dub. Ah, beh, visto che non ci stavo. No, poi non ci stavi e basta, sono andato a fare la spesa. Ah, eccomi. Voilà. Oh, che bello. Ci sono finalmente. Ma si bagnano tutte queste balle qua, Si bagnano tutte. Ma tu stai nella fase. Sono davanti alla stalla. Alta. Ah no, quelle stanno a coperto là. No, non stanno a coperto, sono proprio tutte fuori. Vabbè. Tanto dovrei farcela in un anno. Con tutte. Con tutte quelle che ho messo là dei, non so, sono più di 100.000 litri di materiale. Arrivo, eccomi qua. Sì. Cosa devo fare? Vedi tu, se vuoi fare qualche contratto, oppure se vuoi fare... Faccio aperti i contratti? Ma i contratti cosa ti fanno fare d'inverno? Aratura, queste cose qua. Ah, allora vado a fare qualcosina, sì. Però mi devi dire dove sono i mezzi.
I pezzi. Quali prendere? Tranne il coltivatore, c'ho l'aratore. L'aratro ce l'ho, quindi se ti chiede areggiatura, queste cose qua, allora dovresti prenderle in affitto, cioè farla. No, no, allora, coltivazione sta. Chi c'è? C'è Leo? A coltivare il campo 5, sì. Aratura, faccio queste due arature, 3, 4, 5 arature ci sono da fare. Ok, vedete voi quello che vi va di fare, fate quello. Aratura, vai. Thank you. Aratura campo 12. Yeah. Poi vedremo. Qualche santo sarà, come dice mio padre. Allora, il trattore quale posso prendere? Quello che voglio? Sì, sì, tanto ci sa. Se devi prendere l'aratro, c'è l'aratro e dovresti prendere il rosso, il case, che è quello là più potente. Eccolo qua. Immaginati a spalare la neve col case. Ora, l'aratro dove sarà? Ma si lagga? Sempre sotto i primi capanni là. Verso la fine dovresti trovarlo. Io ho sempre laggato. 70%. Che figata però la neve. Eccolo qua l'aratro, quello che piace a me. Cioè quello che piace a me, quello dritto. Eh sì, infatti quell'altro là non lo prendo mai perché. Perché devi, ogni volta che finisci il campo devi girarlo. Esatto. Porca, casino. Almeno questo. L'avessero fatto più grande questo qua, sarebbe una figata, ancora di più. Questo mi pare, non so se è 9 metri o 6 metri. Questo è, penso che sia neanche 6. No, questo è quello là di sempre, o 6 o 9 metri. Ah. Non è quello piccolino. Campo 12. Già. Yeah. Vai, 76% mi manca. Sto liberando gli alveari qua. Un po' di soldi te li sei fatti, eh? E questa mappa è bella che avviata, nella mia 8 milioni. Ma 8 milioni come? Fatti con i cheat oppure lavorando? Allora. Ma io non lo sento, Leo. 3 milioni sono cheatati, gli altri sono tutti guadagnati. Ma non può venire su Discord, non è uguale se parla su Discord o se parla nel gioco? Su Discord non mi sentite, non so perché. Dici? Ma prova, Leo. Perché sennò non ci non diciamo, io non lo sento. Perché lui segue la live, mi sente dalla live, ma però. No, dalla chat di gioco credo, No, io dalla chat di gioco non ci sono. No, dico lui. Leo mi sente sicuramente dalla live. Può darsi. Perché io la nella chat di gioco non. Non l'ho attivata. Ah, ecco. Perché sennò ti fa eco a te se attivo la chat di gioco. Se usi le cuffie però no, in teoria no, perché io sto usando Discord e la chat di gioco, ma non c'è rientro. Quando utilizzi le cuffie non fa il rientro. L'importante è non mettere il tuo audio in preascolto da Windows. Se non lo metti in preascolto non. Troppe cose difficili mi stai dicendo. E allora se non hai toccato niente vuol dire che. Io non ho toccato niente. Allora no, niente, non c'hai abilitato il preascolto. Niente, non fa. Comunque io lo sento lui su Discord. Noi ti sai sentiamo. Chi sono particolare. Dice il mitico. Il nostro mitico amico che ti sente su Discord. Sì, ho capito che mi sente su Discord, ma io non lo sento a lui. Basta alzare il volume selettivamente. Io ma di cosa? Discord. Tu lo senti su Discord? Io ho alzato il volume al 150%. Quindi lo senti tu lui? Se mi esce basso, io l'ho amplificato di una mezza volta. Ragazzi, non ci capiamo. Ora, io ho tutti i volumi al massimo. No, selettivi, devi andare sul volume, devi andare dove sta scritto Leo, devi schiacciare il tastino destro e devi andare volume, qualcosa del volume genere. Volume utente, ma io il disco lo conosco, lo so. Quello singolo, lo dico, quello dell'utente singolo. Ah, infatti sì. C'ha.
C'ho la 150. E allora forse perché lui... Sì, a te che è lui. C'ho la 150. E sicuramente non lo senti neanche tu. Su Discord. No, prima ho parlato, non mi sentivate, vero? Su Discord. E allora forse adesso perché... Adesso perché sto parlando con la chat di gioco. Eh? Sta parlando dalla chat di gioco, lo dice. Sì. È quello che dico io. Possiamo anche parlare tutti quanti sulla chat di gioco, eh? Vabbè, lasciamo così, perché almeno siamo per il momento siamo sicuri che riusciamo a sentirci. Vabbè. No problem. Io purtroppo però non sento Leo. Mi sentirà lui? Credo di sì. Sì, lui mi sente dalla chat di gioco. Sì, lui ti sente. Cioè non dalla chat di gioco, dalla live. No, io lo sento su Discord. Ti sente su Discord, ti sente. Allora vuol dire che non può parlare su Discord. Non riesco a capire, non connetto, ragazzuoli. Esatto, sorry. Esatto, non posso. Leggo che gli occhi mi spoglia. Non può parlare. Spogliatoio. Il volume. Ah, oh, scusa. Se hai un paio di cuffie sarebbe l'ideale. Un paio di cuffiette. Ce l'ho sul computer. Ma io? Cioè, su... In generale, perché... quando... Pure a lei, ce perché... Ce l'ho le cuffie adesso. Io. Volevo sentire il coso. Io non riesco a capire se tu, Leo, lo ascolti. Da dove? O... Cioè, perché parla non... normalmente o no? Sta parlando lui o no? Sì, normalmente. Allora, scusa, non gli conviene venire su Discord a parlare che sulla chat? C'è cioè, un prima, no? Ma io non riesco. Cioè, se riesce a parlare lo stesso, se viene su Discord, così lo sento anche io. Ma non so perché... Se no è indifferente, però non... Non riesco a parlare su Discord. Ma tu sei da... Discord lo stai utilizzando dal computer oppure lo stai utilizzando da cellulare? Computer. Ma parli con Leo? Sì, con Leo. E allora dovresti andare nelle impostazioni dei suoni. E poi sta accanto al tuo nome, nella parte bassa, c'è una rotellina. Vai su voce e video e selezioni dispositivo di ingresso e metti il nome del microfono, dispositivo di uscita e metti o le casse o le cuffie. Se stai utilizzando le cuffie metti il dispositivo, perché se no non vai a settarlo, quello fai come ho fatto io all'inizio con Ale. Una volta che l'hai settato poi non hai più problemi. O non dovresti avere più di questi problemi finché non formatti il computer. Porca vacca, quanti punti canale c'ho io da te? Ma me ne hai aggiunti un po'? No? No, sono i tuoi, quelli là che ce l'hai da quando hai iniziato a seguire il canale. C'ho 8000 punti. Vabbè, io... Ah, però. Cazzo. Il caffè che spacca. Lo senti Leo? Caffè patacchi, caffè che spacca. Funicolare senza corrente. A me la tiene la corrente. Ah, che bella la neve. Ah, che bello. Dai. Stasera farò un salto anche io in quella farm là. Ah, la 99%. Vuoi venire? Stasera ti vengo a guardare eventualmente. Sì, anche perché volevo non mettere, te l'ho detto l'altro giorno, non mettere il tempo. Non voglio far proseguire col tempo perché voglio renderlo un po'. Quella mappa lì, siccome me la sono costruita da solo e offline, sono andato avanti da solo offline. Sì. Vorrei continuare a tenere il realismo, quindi se vado avanti col tempo diventa poi irreale. Ok. Capito? Ciao, devo andare. Ciao Leo. Prego.
buona giornata. Ciao Leo, va via? Sì, credo di aver capito che va via. Ciao Leo, fai i compiti, eh? Sì, infatti, adesso mi raccomandi. Fai prima tutte le cose che devi fare e poi quando c'è un po' di tempo ci vieni a trovare. Io per non sapere leggere né scrivere mi sono scritto tutte le mod che ho messo in più, così almeno quando devo entrare là le levo, so quale levare. Eh beh sì, io più o meno le mie le conosco, quindi diciamo che... Perché ogni volta devo, cioè per esempio la camera, quella che c'hai tu anche qui l'ho rimessa, perché se no non riesco a giocare. Ah, ok. Quella se per, diciamo, i campi, per vedere quali campi sono a posto e quelli no, mi alzo con la telecamera e guardo, se no ci capisco. Diventa veramente complicatissimo riuscire a farlo così, con la base... Ah, ma poi quando incominceremo... Io vorrei vedere, sono curioso di vedere... quando cominceremo a prendere la roba dalle serre senza autocaricante. Oh, io già le sarà da ridere. Già le prendo senza autocaricante, ma pure le stesse produzioni, la farina, queste cose qua le sto prendendo già da adesso. E quando finisci? Vabbè, quelle su che saranno 6-7 pallet. Tanto alla fine uno non è che... Sì, ma ho capito, ma io hai visto quante serre che ho e quanto miele che ho. Se tu fai le cose miele non vale tanto. Ma miele non vale tanto. Però Leo, quando metti la fabbrica dei cereali, a voglia se ti produce. Ma quello... Io praticamente ho una spesa di 5-6 mila euro al giorno, tutta la roba che ho messo. Caspita. Solamente se vai a contare i cosi delle api, quanti ne ho messi? Una trentina? Sono bello. E le api ne ho contate 8. 20. Come 8? Poi non lo so dove l'hai messi, io guardo soltanto quella. Sempre zona. Lì, sempre lì. Lì ne avrò messa una quindicina, eh. Non ci ho fatto caso. Costa 10.000 euro l'uno. Però arrivato a questo punto dovresti coltivare il mais e iniziare a produrre i cereali, perché con il miele... I cereali, l'uvetta. Ah, ti manca anche l'uvetta. Però l'uvetta. Vabbè. L'uvetta, sì, l'uva. Gli scarti di lavorazione. Vabbè, l'uva ce l'ho. Dovresti lavorare l'uva, oppure c'è la mod che te le fa acquistare. Infatti mo penso che pure io e lo zucchero. In crossplay? No, qua si parla sempre di... aspetta, allora, alcune... Le produzioni non vorrei toccarle. No, ma tu infatti il crossplay, perché se poi le tolgo poi non ne restano più. Il silos, quello che io ho qua in farm, quello là, da là puoi comprare di tutto. Puoi comprare anche l'uva, le olive, queste cose qua. E quindi tu da lì compri l'uva e poi magari per il primo, prima di installare le viti. Vabbè, no, poi mi aiuti, mi consigli tu, perché è meglio. Questo non l'ho ancora, mai fatto. E manco io ancora fatto, quindi è una cosa che forse farò pure io. Acquisterò questa materia all'inizio, prima di andarla a piantare. Intanto comunque basta che nelle serre metti al posto di immagazzinamento distribuzione, giusto? Quello lo fa automaticamente. Distribuzione significa che se c'hai un trigger o qualcosa del genere te lo fa lui da solo. Sì. Però trasporta il miele nell'altra fabbrica. Esatto, però secondo me, anche per passare un tempo diverso, secondo me è meglio spostarlo manualmente. E tu dici, ma si perde tempo. Vabbè, ma uno non è che in gioco deve fare... Quindi tu preferisci fare immagazzinamento e poi sì, andarci da solo. Ma infatti pure io qua, se tu vai sulla parte alta,
Io là ho lasciato tutto che devo caricare e portare al forno, proprio perché mi piace anche passare il tempo, cioè, e non stare lì che subito fai. Ok, ok. Wonderful. Oh, yes, oh, wonderful. Yes. Monsieur Maestro. Monsieur Maestro. Yes, Maestro. PT dov'è? Non c'è oggi. Non lo so. Monsieur PT. Monsieur PT il n'est pas là dans le moment. Pour le moment il n'est pas là, Monsieur PT. Je sais pas où il est. T'ho detto che Leo è venuto a cacciare, bravo, eh? Ah. Bravo con la caccia. Accennato che gli avrebbero è venuto da me. Regalato la DLC con il cagnolone. No, il cane non ce l'ha lui. Infatti gli avrebbero regalato la DLC con il cagnolone. Ah, ah, e non la voleva. No, che gli regalava, era contento. Ah. Si vede che si sta appassionando. Eh sì, sì. Poi se fa il bravo a penattare gli compriamo un DLC. Eh sì. Deve, però si deve prima impegnare a scuola. Altrimenti per poi, forza. Altrimenti se poi viene qua e non si impegna a scuola, allora niente DLC. Niente DLC. E nemmeno niente niente gioco, eh. Deve prima impegnarsi. Ormai il gioco ce l'ha. Però deve impegnarsi prima lui da solo a scuola e poi dopo viene a divertirsi anche con noi. Tanto lì basta andare su Gamecaster e poi darci la key. No, Gamecaster. Che sto a dire? Su Instant Game. Ah, Instant Game, sì. Perché se vai su Steam su Steam puoi regalare sì, il gioco. Però devi avercelo su Steam. No, più che altro devi avere l'indirizzo di ciao, posta elettronica. Quella Ita. Invece su invece su Instagaming ti dà la game, ok, sì. Meglio così e spegni anche meno. Sì, diciamo che si riesce a risparmiare un bel po'. Non sempre Steam fa le offerte, però per esempio ho preso l'offerta del DLC, quella di Eurotruck, quella lì dei mezzi movimento terra con della Volvo, e là ho trovato l'occasione perché praticamente sorseggiato un po' d'acqua, praticamente con 5 euro ho portato a casa praticamente il DLC sia per Euro Truck che per American Truck. Quindi 5 euro? Sì, 4,99 euro. E praticamente è come se ne avessi pagato uno solo, perché mi faceva il 50%. E quindi alla fine ho preso due piccioni con una fava, e devo dire la verità, sono stato contento perché me ne sono visto bene, che poi... Io Eurotruck ce l'ho dal 2013, quindi... Ah, e poco dopo mezzo. E poi ovviamente i DLC me l'hanno tutti dati. Allora stai a posto. Oh, ma la DLC questi qua dei mezzi di movimento terra, quelli sono quelli là ultimi che ha. Poi adesso la Partner me l'hanno tolta, io non so perché. Vabbè. La Partner. Fa niente. Su Eurotruck. La Partner. Sì, mi mandavano i DLC. Ah, boh. Non saprei. No, adesso mail non me ne stanno più mandando, un certo Sargius, non so, una cosa simile, ogni volta, perché io non ho mai capito se, siccome non ho mai beccato a scrivere in nessun blog sto nome, sì, qua, non vorrei che sia qualcuno che voglia passare per uno dello staff e mi passava la roba, perché tutti i DLC me l'ha passati sto qua. Ah. Ogni volta che uscivano mi mandava la mail con il DLC con la key. Capito. Quindi non so neanche se ero partner o no, hai capito?
Ora, ultimamente l'ultimo non me l'ha mandato. Partner. È incredibile sta cosa, eh? Partner di Eurotrack mai sentito. Non esiste, sì. Mai. Sì, però nel senso che una collaborazione, ecco, pensavo di essere in collaborazione. Ah, ma quello ti dovrebbe arrivare qualcosa da Gamecaster. Scusami, da Eurotrack. Ma infatti non mi è arrivato niente. Da SCS. Mi sono arrivati solo... Sì, esatto. Quel tu magari ti sei abbonato soltanto a una... quella lista che ogni tanto ti dicono quello che fanno, come si chiama, la mailing list, una cosa del genere. Ma io ricevendo tutti questi DLC da questo qua, io pensavo che l'avesse presa la mail mia, l'avesse presa da YouTube, perché ho scritto collaborazioni poi con la mia mail. Ah. E pensavo che era uno di Eurotrack, no? Cioè, non saprei. Non lo so. Cosa dice Ita? Dico che c'è un giro, un utente che botta gli spettatori. C'è Nera 1 che di solito aveva 20 spettatori, in un certo punto è arrivato a 30.000 spettatori. E tanto quello Ida farà poca strada. Il tempo che Twitch se ne accorge e lo banna. E quello è una truffa. No, ma lui dice che c'è un bot che aumenta anche se non li vuoi. Non ti arrivano, ti arrivano io, io non penso che ti offrano qualcosa gratis. Poi se lo fanno, mi puzza di bruciaticce. Magari fanno finta di dire che non l'hanno chiesto, quando poi alla fine gli ha fatto comodo. O lo fanno semplicemente per evitare il ban da Twitch, il ban definitivo, che poi è anche rischioso per chi è affiliato, insomma, ma eh sì. Non capisco con che, a che pro poi vanno a fare queste cose. Sarà pure vero, però si tratterebbe di comportarsi da incosciente arrivato a sto punto. Ragazzi, ho appena sparato la neve davanti a qua, cioè si è formato. Se mi hanno manicomio. Oh, pensa te, avevo appena sparato la neve davanti all'ingresso del silos e mi sono ritrovato un'altra volta tutto bello pieno pieno là. Ora sto andando, uno l'ho completato, sto andando al 17. Ok, vai tranquillo, fai quello che ti va. Praticamente fa vedere che ha 30.000 spettatori, poi alla fine entrano 30.000. I bot, però effettivamente è strana questa cosa, perché i bot normalmente Twitch non li conteggia. Ita, ma tu queste cose qua dove le senti? Perché ogni giorno parli di ste robe qua. Devi toglierti sta malattia qua, parliamo di altre cose. Okay. Che ogni giorno... Soprattutto sui canali di chi se li ha sudata questa, esatto, questa affiliazione, esatto. Poi ognuno sui propri canali può decidere quello che vuole fare, se ne assume anche le responsabilità. Noi siamo anche onesti. Davanti alla legge, ecco. Noi siamo onesti, poi se ci arrivano i bot andremo da chi di dovere, voglio dire. Si segnalano su Twitch. Se a me mi arrivano 20.000 bot, vado su Twitch e gli dico: guardi che qua c'è un errore, mi sono arrivati 20.000 follower, punto. Quando sarà il momento prenderemo le precauzioni. Solo che tu li vai a seguire gente che fa ste robe e ti mettono in testa queste storie qua che sono inutili. Se uno si comporta bene vai tranquillo che... Esatto, e soprattutto meglio evitare le scorciatoie in certi casi. Meglio fare la trafila lunga piuttosto che avere una reputazione, diciamo così, macchiata. Io su YouTube, quando si poteva fare che non facevano niente, che non... Io potevo benissimo mettermi i follower, ma che me lo faceva fare?
No, ma a parte che... Io per farmi 350 follower su YouTube ci ho messo 4 anni. No, ma poi non vale la pena. E tu, Ida, quando vedi queste persone, prendi le distanze, perché puoi rischiare pure che il tuo profilo venga bottato. Se non lo è già. Esatto. Quindi il mio consiglio è di stare alla lontana da queste cose. Poi vedi tu. Niente Ale, il trigger non si può pulire. Il trigger del mulino. Non si può. No, arrivo sopra ma non sposta niente. Vediamo un po'. Ehi, arrivo sopra. Quindi no. Solo su quello che tocca a terra. Ok. Io tanto poi asciuga, lascia stare. Sì, no, vabbè, giusto per. Quanti giorni hai messo di... Ho messo un giorno per il momento. Uno? Quindi sì. Domani è febbraio. Esatto, sì. E quindi conviene fare così. Sì, vabbè, quando sto da solo. Quando la portavo da solo all'inizio qua mettevo di 4 settimane. Queste 4 giorni, scusami, ogni giorno corrispondeva una settimana. Solo che poi, diciamo così, iniziando pure ad andare in multiplayer, ho dovuto un attimino rettificare. Diciamo così, e quindi ho dovuto cambiare un po' le impostazioni. L'ingresso qua, mamma mia, non credevo che potesse essere così fastidioso, tra virgolette, il fatto di dover movimentare tutta sta neve. Però è ganzo, perché è una figata. Se non sei pratico, diciamo così, comunque non sai dove devi spostare. Ma tu la stai spostando lungo la strada? No, all'interno della proprietà sto cercando. Intanto domani va tutto, è un lavoro, voglio dire. Domani è febbraio, Beh. Poi hai messo due giorni è marzo. Però hai messo il reale, giusto? Hai messo l'ora reale. Sì. Ok Ita, grazie per essere passato in live. Ciao, a farci compagnia. Buona continuazione di Giornettiscio. Quello è l'orologio reale, quello là che vedi nell'angolino a testa, sì. Che mi rendo conto pure. No, quello lì ce l'ho anche io. Io dicevo il tempo 1-1, sì. Sì. Quindi vuol dire che hai 24 ore reali di tempo per preoccuparti di fare tutto. Esatto. Esattamente. Diciamo che è la stessa cosa che ho io, solo che io c'ho 7 giorni, però a 5 ho messo il tempo. Vabbè, io l'ho messo più lento, più che altro perché solitamente ci sono più cose da fare. Ho 7 giorni per avere la stagione un po' più lunga. No, diciamo. Io nell'altra Outbaron nella serie rosso Red Passion, là invece aveva il tempo a uno e poi ovviamente. Tu però in 3 giorni ti nasce la roba a te. Sì. Perché no? 3 o 4 giorni ti nasce la roba. Sì. Diciamo che praticamente tu mettiamo che coltivi agosto, in 4 giorni da te è già dicembre. Però quando sei da solo quei 4 giorni sono lunghi, Sono lunghi quando ci sei da solo. Sono lunghi perché hai messo l'ora normale. Non solo, cioè 24 ore.
seppure tu ti vuoi mettere a fare i vari contratti che trovi, comunque il tempo ti passa, capito? Sì. Perciò diciamo che quando sei multiplayer metto un giorno a giornata, perché tu quando hai fatto tutti i lavori dei sui campi poi non fai più niente, allora ecco che ti occorre anche riuscire a gestire meglio il tempo. Ecco, comunque la prima volta che mi sono messo a fare sto lavoretto qua, in realtà ho pensato di fare sta cosa di spalare la neve in farm più che altro perché parte pure per fare una cosa diversa e poi pure perché diventa una cosa leggermente più realistica, anche se diciamo il lavoro che sto facendo non è proprio il massimo, però sì, diventa un pochettino più realistico così, sì. Però passi il tempo e perdi anche un po' di tempo in più, anche perché arare cose più o meno sono sempre le solite cose che uno fa. Poi è un lavoretto bello da fare. Credevo fosse più semplice, invece non è proprio così semplice. E ora capisco pure tutti quelli lì che lavorano sugli spalanevi, queste cose qua, mamma mia. Certo che si devono mettere con una pazienza avanti e indietro, avanti e indietro. Ma più, in più c'è il freddo di mezzo. Ecco, brava, anche quello, là stava arrivando. Io lo patisco molto il freddo. Mamma mia, chi lo dice? Io preferisco più sudare d'estate e farmi 300.000 docce anche di sudore, ma non l'inverno che il freddo cosa. Non lo so, non è che mi garbi tantissimo la stagione fredda. E cosa, frate, cosa? Clementino. Cosa, frate, cosa? Però Clementino featured by... featuring by... Dub. No, io, non io. Your voice. Non male il Landini questo qui di serie, eh? E da poco lo sto utilizzando anche, su, anche a spostare la mia, devo dire la verità, si sta comportando molto bene. Mi sta veramente impressionando in maniera positiva. Oh, una cosa decente l'ho iniziato a fare un pochettino, meno male. Vai a liberare la gabbietta dei mezzi là. Cioè io qua mi sono passato prima e ora trovo un'altra volta uno strato di neve qua su. Wow, questi mandano proprio a manicomio. ma domani, domani gli asciuga tutto intanto. Due sono le cose: o non ho spalato io bene la neve, oppure effettivamente beh che mo ha smesso di nevicare, però quello quando inizia a nevicare dopo qualche minuto ricopre un'altra volta. Ma non ce l'hai cioè proprio quella che te la succhia? L'anno scorso c'era una moda che ti succhiava la neve te la trasformava in acqua e poi usavi l'acqua. E quello c'era un'altra mod che ti permetteva di estrarre l'acqua dalla neve. Io l'ho capito, solo che la mod, cioè l'attrezzino l'ho preso a noleggio, però era troppo veloce. Poi l'anno scorso, se ti ricordi, l'acqua non si pagava, adesso si paga. Sì, però ci sono le mod che ho messo io con gli idranti lì, quelli lì tu l'acqua là non la paghi. Vabbè, vai al fiume. No, questi idranti qua non la paghi, quella là che della mod che ho messo io degli idranti, ce ne sono due. C'è questa qua che utilizzo io,
dove non paghi l'acqua e l'altra invece dove normalmente paghi l'acqua a un prezzo leggermente ridotto rispetto a quello che ti fa pagare la cisterna. Allora, ma quasi quasi mi libero. Mi devo finire di liberare l'ingresso qua. Ah, ieri mi sono arrivati gli occhiali, eh? Ah, Quelli che ottimo. ho. Sai che avevo detto che, sono andato, che quando andavo a fare la visita dall'oculista, che poi è anche ottico, no? Ah. C'ha il laboratorio dietro al negozio, ho fatto la visita e mi hanno fatto gli occhiali con un decimo. Caspito, almeno così non devi più Da sforzare vicino. la vista. Da vicino. Almeno Adesso mi trovo benissimo. gli occhi non vengono stressati più come Prima mi prima. dovevo avvicinare a guardare la chat, adesso anche da appoggiato alla sedia la Ah, è posso buona. guardare normalmente. Buona, almeno. No, ti ho detto, se forzi troppo la vista, poi viene mal di testa. Oh, comunque 180 cocuzze, Vabbè, però ti ha fatto sicuramente un lavoro degno di lode. eh? Assolutamente. Vabbè, ho preso gli occhiali. Quelli della Clark, che praticamente devo cambiare solo le lenti. Caspita, ti sei trattato Poi, benissimo. sì, perché ho una montatura che è fatta in modo che devo cambiare solo le lenti. Quando sai che quando uno invecchia gli aumentano i gradi, ovviamente, Sì. no? Tra 2 o 3 anni, se ho sempre questi occhiali qua, basta che vado a modificare le lenti, ma lascio la montatura. È un po' come quelli che lasciano, c'hanno sempre la Sono stessa buoni, fotocamera, però. sono di titanio, eh. Un po' come quelli nella fotografia come me che magari cambiano la lente ma lasciano il corpo macchina sempre lo stesso. Sì. Boh, Quella sono anche Dennis. molto. Ciao Dennis. Buon pomeriggio, mi dico Dennis. Fai tu? Faccio io? Sì, faccio io. Quindi In questo momento, caro Dennis, c'è Ale che sta arando sui campi. A proposito, Ale, su che campo sei? Mo passo un poco da te perché qua pare che altrimenti io ora faccio. sono sul 17 che sto arando. Ah, allora mo passo un po' da te perché altrimenti pare che sto facendo Stai la parlando da partita in. solo? Faccio la partita in solitaria qua. Io qua ho sparato l'ingresso, insomma, ho trovato. C'è. Uguale! Sto guardando, sto guardando Qua io. fuori, qua, vedi, avevo sparato tutto, guarda, sto mucchio di neve qua. Qua era Cazzo. tutto pulito, tutto, pure qua. Buono, buono. Almeno quando uno deve perdere un po' di Un attimo, tempo. cara, ho fatto la foto, ma la metto nel tuo. Grazie. Con i due schermi. No, file troppo potenti, come mai? File troppo Fanculo, potenti. vabbè. Mi No, dissocio. devo andare su Paint. Hashtag mi dissocio. Un attimo, eccolo qua. Ritaglia. Ma tu l'hai preso da si chiama da S da Steam o l'hai acquistato direttamente da Giants, Dennis? Tieni presente che mo ci troverai un sacco di persone che si stanno scaricando l'aggiornamento, quindi devi avere un bel po' di pazienza. Ridimensiona 70, forse così. Ok, Ah, yeah. niente, non va, vabbè.
Ma non senti freddo con quello? Lo mando su Facebook. Okay. Eh? Questo smanicato non c'è freddo. Sono smanicato? È vero che c'hai i guanti, però mi sembra. Vabbè che avrei messo la stufa a 40 gradi nel trattorino là. Comunque questo aratro qua è una figata. E appena l'ho visto. Speriamo che ne mettono uno più grande prossimamente. Questo dovrebbe essere da 9 metri, non vorrei sbagliare. Non lo so, non penso. Dovrebbe 9 metri essere... mi sembra troppo. 9 metri, mi sa, ma ti dico. Se non mi sbaglio l'ho preso da 9 metri. Mi sembra da 6 a me. 9 metri. 9? 9, sì. Infatti perciò ho acquistato questo trattore qua. Però è piccolino, molto piccolo. 9 metri lineari in confronto a 10 sfassati, insomma, parecchio. Sta facendo il setup. Se ce la faccio, ok. Io fino alle 5 e mezza, 17:30 più o meno. Diciamo ancora per un'oretta più o meno. Mezz'ora, tre quarti d'ora, ecco. Ci sono ancora. Spero che ovviamente Ale esca anche la versione aggiornata per console, perché mo il crossplay finché non rilasceranno l'aggiornamento, poi non potrò farlo il crossplay. Beh, Dennis, non ti preoccupare, accumula. Poi quando vedi qualcosa di buono, puoi fare qualche altra cosa. Io ne ho 7900. Ah, però. Io sul tuo canale pure ce ne dovrei averne. Il mio? 7-8 mila punti più o meno, sì. Grosso. No, nel mio ne hai 30.000, Kiko. Azz, 30.000, facci. Non te lo ricordi? Io sono un bash memorandum qua. Più di 30.000, perché con quelli che hai accumulato ultimamente, perché te l'ho messi io. Ah, ecco. Dopo che mi hai fatto quel favore di Gamecast, ma non ti ricordi? C'è la memoria un po' corta. Io quando faccio. È che quando faccio una cosa mi dimentico completamente di averla fatta. Diciamo che non sono di quelle persone che fa le cose per un tornaconto personale. Perché intanto, voglio dire, intanto non so cosa possono servire, a meno che uno non c'ha un canale grosso che promette giochi, roba simile. Capito? Per esempio c'è i Bob, quello che quel bravo ragazzo che il programmatore che parlavamo un altro giorno, i Bob, quello grande, che a 70.000 punti fa la consulenza gratis. Ti fa la grafica, ti fa tutto quello che vuoi, capito? Però per arrivare a 70.000 punti lo devi seguire 24 su 24. Diciamo che ci impieghi almeno... un annetto a seguirlo tutti i giorni. Un anno no, però ci impieghi 6-7 mesi sicuramente. Allora mo vi faccio un attimo il conto. Allora, però è ripagata, comunque è ripagato, Sì. Oh, un'altra cosa bella che vedo completamente sul contratto: 92% è uscito in sovraimpressione. Mo ci ho fatto caso. Ottimo questo aggiornamento della Giants. Ok, Dennis. Ci becchiamo più tardi da Fernbus. Salutalo da parte mia, poi più tardi. Grazie, salutacelo. Passo a fare un saltino anche da lui. Yeah. Abbiamo finito 99%, ora che stronzo. Ui. Twitch 99%. Qui qua devo fare
In questo canale devo mettere la regola che ogni parolaccia che viene detta devono essere donati. Non 10 è una parolaccia. E lo so, però diciamo che comunque è una bad word. Oh. Voilà. Poi. Ora vado al campo 20. Ok, vai, nel frattempo vedo qualche altra cosa da fare pure io, arrivo a questo punto. Io non mi gratto mica, io lavoro, eh. Allora mo faccio un po' di coltivazione pure io, dai, faccio presto oggetti. Guarda se sei vicino, se c'è qualcosa vicino al campo 20. Ho già preso. Ecco qua. Allora, questo è. Ah, il 22. Già preso. Bello sto trattorino. Io dove sto andando? Al 20. E tu al 22? Io al 22, ya. Yo. Salutiamo anche il mitico Moreno che prima è passato a salutarci. Ciao Moreno. Vunda paga, vunda paga. Comunque non ho capito perché non mi funzionano gli alert quelli lì a comando. Forse c'è un problema proprio su Streamlabs. Sì, perché i comandi dovrebbero funzionare. Però non fa niente. Tanto non è un problema perché alla fine quei stessi sound alert li ho caricati nelle chat, cioè scusa, negli alert quelli lì normali. Ma uscirà la Off Bergman? Spero e penso di sì, anche perché è riuscita molto bene la mappa, quasi quasi. Cosa fai, tu te la scarichi? Cioè ci farai una serie? Io ci farò una serie. Io gli darò un'occhiatina, anche se è chiaro che io ho già due serie che porto avanti, quindi per me sarà diciamo così, sarà un test. Io penso che nel frattempo che esce l'Off Bergman, noi le serie le abbiamo belle che finite. No, è la Zappaland, è quello, quando la finisco la Zappaland. Questa serie qua è molto appena iniziata con le produzioni. Ma l'Off Bergman secondo me uscirà per maggio, non prima. Vediamo un pochettino, può darsi pure che a maggio avrò già avviata la produzione. Ma praticamente la Zappaland è un server vostro, no? No, la Zappaland è una mappa. È la mappa che mi ha fatto. È una mappa che è ogni volta che cambiate vi passate i file come no. Abbiamo fatto con me. Allora Zappaland praticamente come ho fatti a te, solo che con l'unica differenza che la Zappa Sorta mi ha fatto la mappa lui, per lui mi ha messo le stalle là sopra e tutto qua. Io l'ho chiamata io Zappaland, diciamo così, per ringraziarla del lavoro che ho fatto. Ok, capito? Capito. Però quella è l'Off Bergman, che è questa mappa qua, solo che lui ha livellato tutto e quindi l'ho chiamata Zappa. La Off Bergman? Scusami, no, l'Off Bergman, questa qua, la Ermeland. Sì. E quindi in effetti è questa mappa qua, solo che il salvataggio che mi ha creato lui l'ho utilizzata e la chiamo io la Zappaland. Dennis dice quali sono i sound che provo a farlo. Dennis, se ti riferisci a quelli con il comando, ho visto che non parte nessuno, quindi c'è un problema con Streamlabs. Poi basta che vedi dove c'è l'icona quella là della Sound Alert. Ne ho caricati altri nuovi, non so se tu c'eri l'altro scorso. Messo altri nuovi sound alert e ho visto che Streamlabs proprio non risponde ai comandi, quindi può darsi che stanno destinati. Hai sentito del casino che stanno combinando là? Sì. Qui grazie Dennis, ci ha fatto l'applauso Dennis. Grazie Dennis. Dennis, se non mi sbaglio tu giochi da PC, giusto? Perché all'inizio proprio mi pare sulla Zappaland lui è stato uno fra i primi a venire a darmi una mano sulla mappa.
Visto, allora mi ricordavo il mitico Dennis. Ma Dennis è... Dennis Macchia. Yeah. Vediamo se lo seguo io, vediamo un po'. Il mitico Dennis. Ah sì, io lo seguo. Non mi ricordavo neanche più. È un bravissimo ragazzo. Ya. Oh, mi ha detto anche il completamento sul campo 22, ottimo. Almeno così non devi ogni tanto fare lo switching sull'altra. Il check-up. Sull'altra schermata e vai a vedere a che punto stai. Questa è un'altra cosa buona. È molto wunderbar. Invece io piano piano offline mi sto facendo la la mappa, quella che te la fai da solo, come si chiama? No Man's. No Man. Ah. No Man Land. Mamma mia. La zappa pure ha fatto un capolavoro, eh. Ma certo che ci vuole una pazienza a fare queste cose qua, io non ci riuscirei. Vabbè, a parte il tempo che ci vuole, perché io sono un po' più maniacale. Soprattutto tu hai visto sul livellamento del terreno. Vabbè, ma hai visto la mia come l'ho fatta? Però per esempio il livellamento del terreno, quando ho lavorato sulla tua mappa, tu il carro miscelatore l'hai trovato davanti alla stalla, perché io ho provato la pendenza, tutte queste cose qua. E infatti, vabbè, solo in un punto, diciamo, non la strada non era proprio precisa per come lo faccio io. C'era una piccola bozzetta che però non sono riuscito a modificare, perché ma intanto sei rimasto qualche... hai fatto un lavorone dietro la stalla, che c'era, te lo ricordi, c'era un buco dove si prende il latte? Sì, infatti là ho dovuto a riallargare un pochettino quel punto là, pure nel punto di uscita. Ho dovuto abbassare. Hai allargato e ci hai rimesso le siepi, praticamente. Esatto, io ho abbassato il terreno. Ho messo tutto quanto sotto il livello. Ho prima livellato a livello della stalla, diciamo così. Poi ho dovuto abbassare. Rilivellare, ho fatto questo lavoro per due o tre volte, poi una volta livellato, che si trovava sottoposto alla stalla, ho dovuto rialzare il tutto, rilivellare. Comunque ho fatto almeno una quarantina di passaggi solo dietro la stalla, solo là dietro, e quindi ho dovuto spianare, perché tu c'avevi praticamente il taglio del terreno era netto. Io con la funzione di livellamento, quello rotondo, l'ho schiacciato e quindi l'ho allargato un pochettino. Io non so come cavolo hai fatto a farlo così, così lineare e preciso. Ma tu hai visto, ci ho impiegato 4-5 ore là. A 5 ore? Sì. Però metti 5 ore che la prima parte era più semplice, era dietro la stalla. E poi ti lamenti dei 30 punti, ti lamenti. dei 30.000 punti. L'ho imparato. Quello era il minimo che potevo fare. Cioè, perché io prima o poi metterò qualche regalo, ma non ti preoccupare. No, lo metto nei punti, lo metto qualche regalo. Ah, sì, chi accumula. Vabbè, ovviamente non lo so se... diciamo mettere qualche gioco, qualche key, qualche, sai, magari quando cresce, quando inizierà a crescere ancora di più, sì, puoi fare anche il giveaway. Sì, ma anche perché vorrei, come dire, investire quello che guadagno, solo che per adesso ho guadagnato solo con le donazioni quel poco che ho guadagnato. Piano piano poi
più o meno i 30 euro che ho guadagnato per le donazioni, che sono solo quelli, li ho messi sui beat. Ah, stai facendo, come si dice, fai girare l'economia, dai una mano anche ai esatto altri. È una bella cosa. Per 30 euro non è che voglio dire, non è che divento ricco. Vabbè, però con questi chiari di luna, come si dice a Napoli, questi chiari. Ora, voglio dire, quando incasso i primi 100 euro di Twitch, metto qualche gioco, diciamo, metterò i punti canale con la key e di qualche gioco, quello voglio fare. Questo sì. L'ha fatto Chiara Error, chiedi a lei, perché lei già l'ha fatta, quindi magari... Ha risposto? No, chiedi a lei, dico, perché glielo dici, vabbè, tu tanto la sì. Le chiedi un consiglio, dici guarda Chiara, vorrei fare sta cosa tramite un messaggio privato, perché lei l'ha fatto già il giveaway, quindi lei probabilmente ti potrà... Vabbè, ma prima devo prendere i soldi da Twitch, poi vediamo. Vabbè, ma tu intanto puoi sempre chiedere con anticipo e poi eventualmente puoi chiedere qualche consiglio per affinare qualche altra cosa, che io su queste cose qua sto proprio... Ma c'è l'applicazione per i giveaway, già ho visto come funziona più o meno. Ah, ok. Allora. Poi vabbè, poi se devo chiedere qualche consiglio lo chiederò sicuramente a chi l'ha già fatto. Oppure magari la scelta di, che ne so, di un titolo, di un gioco piuttosto che un altro, capito? Ma quello l'ho già messo grazie. Mitico Terzo. Ma sapete che mi chiama Alessandro? Ale, no, è perché l'ho detto. Vabbè, io. Dai, potevo chiamarmi Alessio, eh. Vabbè, perché l'ho detto prima quando sei entrato. Ah, ecco. Grazie mille, Dennis. E cosa ti volevo dire? L'idea no, metterò praticamente un traguardo con i punti canale dove uno può scegliere il gioco e un altro traguardo dove può vincere la key per il gioco. Sì, volevo fare una cosa del genere, solo che prima voglio... Ha fatto la battuta. No. Ah, ha fatto la battuta. Vitico Dennis. effettivamente, però se tu metti il gioco, poi metti a disposizione la key. Sì, prima faccio scegliere quale gioco e poi regalo. O piuttosto, almeno Chiara, lei aveva già predisposto un paio di giochi e poi queste, almeno io ho vinto una key da lei. Lei probabilmente aveva già pianificato e scelto. Ma a raggiungimento dei punti o era un giveaway? Un'estrazione, diciamo così, l'estrazione in diretta. Ah. E ho vinto sto gioco che si chiama The Escape of Evans. Ah, okay. Che ho portato qualche mese fa. Bel gioco, E lei aveva messo a disposizione, ha fatto il giveaway e poi alla fine ha detto: guarda, la che è questa qua. Un gioco è questo, fammi sapere. Sì, però lei è anche una che fa just chatting, capito? Che si fa vedere in telecamera. Io, siccome non uso la webcam, non posso fare una cosa del genere, perché lì c'era parlare, stare lì con la webcam, eccetera. Beh, che c'entra? Io lo metto il primo che raggiunge un tot, tipo, non so, 40.000 punti, gli regalo la key, basta. Scusa, tu invece di fare la videovisione, invece di fare la radiovisione, fai semplicemente radio, no? Perché, scusami, la corrida di Corrado, no? Corrida di Corrado non era una trasmissione radiofonica, poi l'hanno prodotta. Era, sì. E quindi sì. Perciò tu magari inizi a farlo, diciamo, solo con la voce, e poi se te la senti puoi iniziare. No, io la web. Non la userò. E allora fai... Perché non voglio esternarmi alla gente, ma perché non so se mi deve, come dice Robin, se mi devo grattare il naso e mettermi le mani dentro il naso non posso. Tu puoi switchare in qualsiasi momento. Io per esempio voglio fare d'estate, se voglio stare in mutande non posso, ma infatti mi bannano. Ma tu in,
Perché guarda, non è che tu ti metti, io come sto adesso? Sto a mezzo busto, giusto? Io d'estate, in una delle prime live l'ho fatto col pantaloncino corto, ma sopra c'avevo una bella camicetta, eh? Per dirti, non è ma che io d'estate tu... se non sto in mutande soffro, io sto proprio in mutanda a casa. Scusa, tu ce l'hai un tavolino, no? Pensa, una scrivania, dove c'è appoggiata la tastiera. Tu basta che tieni una maglietta addosso, no? A meno che tieni un fisicaccio, allora fai vedere pure un po' i muscoli. Cioè, alla fine è una ripresa a mezzo busto, non è che tu lo devi fare il piano intero, allora tu dici, vabbè, devo no, stare... No. Non c'ho, no, voglio avere una mia privacy. Io ti ho detto, quando non voglio switch off, metto in off la webcam senza problemi. Ah, poi l'ho ascoltata tutta quanta l'intervista, quella di Robyman. Beh, l'hai sentita? Poi me la sono ascoltata con calma, veramente. Hai visto cosa dice quando gli chiedono della telecamera? Stesse cose mie. L'ho riscoperto, lo sai, ho riscoperto un lato in lui che, vabbè, quello ovviamente, ognuno di noi ci sono dei lati particolari che non... buoni, ovviamente. Ora, un giorno quando Zed può, te lo faccio conoscere, andiamo in diretta assieme. Ho visto che si è sentito a suo agio, è stato veramente bravo. Poi Robimel ha risposto con una naturalezza e con una semplicità, una modestia più che altro, me l'ha fatto apprezzare ancora di più. Cioè, molto modesto, è molto molto umile lui, come Nick, come Miticaccio, come il nostro Moreno Nazionale, insomma. L'ho riscoperto ancora più umile e veramente alla mia più grande stima, che sono streamer che, voglio dire, fanno numeri ma rimangono sempre con i piedi per terra. Assolutamente, sì. E questo è impressionante, ho visto persone elevarsi. Oh, Fairbus! Oui. Grazie mille, Fernbus, grazie per i caffettini. Ciao Fernbus! Il mitico Fernbus. Grande Fernbus, grandissimo Fernbus. Fernbus e Miticus. Buon pomeriggio carissimo Fernbus, a proposito, bravo. Stavo per chiederlo pure io. Lo invitiamo da me sabato, Fernbus. Sì. Vuoi venire da me, Fernbus? Sabato, che facciamo... Io e Dab inauguriamo la farm. Aspetta che c'è... Tu sei Fernbus. Ecco qua, ripeti. Vai, scusa. Dicevo, io e Dab inauguriamo la mia farm in multiplayer sabato e domenica. Se vuoi venire sei il benvenuto. Sabato gli vado a dare una mano e domenica ovviamente vi aspetto a tutti quanti in... Ma io l'ho finita qua. Alle 3. Ah, da me o da lui? Allora, aggiorno contratti. Per me, sempre la mattina dalle 10 alle 12, domenica mattina. Invece da Ale Asso invece dalle che ora? 15 o 15 e 30? Alle 15 e 30, no, facciamo 15, non so, come vuoi fare tu? Alessio? Mannaggia. Certo, è aperto a tutti. Puoi portare pure, che ne so, due pezzettini di pane, un pezzo di pane e un po' di prosciutto, così ci rinfocilliamo pure. Due birre anche, porta, grazie. Ah, Fernbus, domenica alle 15? Fino a che ora più o meno? Ma sei da me, tu? Sei nel campo dove devo andare io? Io no, sono il 22. Ah, 13, devo andare 13, al 6. 13 e 40 fino alle 16.
Quindi al limite vedo, passa a farti un salutino prima di andare da Ale in live. Allora passo anche io, sì. Allora dopo le 16 puoi passare da noi. Eh sì. Dopo le 16 passi da noi, tac. Grazie Fernbus. Allora ti aspettiamo con molto piacere, è un po' che non passi da me, cavolo. Mi direi anche io da te, perché questa settimana qua abbiamo avuto orari separati. Fernbus è uno degli streamer fondatori, potrei dire, di questo canale. Da quando ho avuto la monetizzazione non è più passato. Quindi praticamente ci siamo salutati quando ancora dovevo prendere la cosa. E penso siano 3 settimane, sia quasi un mese. No, 2 settimane che ce l'ho io. Caspita, guarda come vuole il tempo, mamma mia. Ti lascio immaginare pure la cognizione del tempo qua. Diciamo quasi 2 settimane, non ancora. Che spiderino. E io mago! E io mago! Ha detto che paga Dennis. Ok, Dennis, allora offri tu, vai, se dobbiamo. E io pago. Avendo il mezzo trattore, noi ci accontentiamo pure di un trattore da 300.000 euro. Sì, non farti problemi, anche 300.000 va bene. Ah, dice Fern che la sera a fine live giustamente arrivano un po' così massacreto e quindi ci sta pure. Va bene, dai, ma un ciao, non è che devi stare 10 minuti, giusto per fare un saluto. Ma anche io sono fatto così, sono stanchissimo e non passo da nessuna parte, faccio l'ultimo, faccio il ride e poi ciao. Io pure io quando faccio il ride, ma a volte mi intrattengo anche per 5 minuti, poi dopo, ma io manco io... forse dipende se il ride è al pomeriggio o alla sera. Alla sera è proprio crollo. Ha chiesto a che ora vai in Lives. Io stasera alle 8, ma stasera di sera io faccio sempre 1:30, ma stasera andrò su Call of the Wild con The Hunter. Va a fare il cacciatore. Sì. La guest star Jeepen sarà Jeepen? Sarà Jeepen. Oh, grazie, grazie. Ma io non so, ma perché tu ancora finisci? Così io passo prima da te a salutarti e poi vado in live. Io andrò per le 7:30 in live oggi. Finisco di mangiare. Ah, ok, allora. Quindi parti alle 7? Sì, solitamente lui alle 19 già ha riscaldato il motore. Ottimo, ottimo, abbondante. Cosa allora vengo di bello stasera, Fairbus? Vengo a trovarti prima io stasera. Te lo prometto. Fern, cosa porti di bello stasera? Dici, così facciamo anche un po' di pubblicità. Ah, Wolfenstein. Ah, sì, quel gioco. Wow, l'altra sera, mamma mia. L'ha portato, mi pare, 2 o 3 giorni fa. È tipo... Wolfenstein, non so se l'hai mai visto i gameplay su YouTube. È ambientato, diciamo così, sempre Germania, i soldati tedeschi, però hanno armi particolari. Ora non mi viene in mente quel gioco simile, tipo Sniper Ghost, per farti capire, solo che è meno fantastico, nel senso c'ha armi più o meno realistiche. E poi comunque è bello, l'ho visto sia su YouTube all'inizio e poi anche da Fern qualche sera fa. È veramente particolare come gioco.
È vero, Ale, poi quando passi da Fernbus ti renderai conto che non ti annoi perché fa ridere. Sì. Anche nei momenti, diciamo, in cui c'è la strizza, ti fa morire dal ridere. Infatti, guarda come sta lavorando il tuo amico Asso qua, oh. Ho già il quarto campo che faccio, eh. Qui, dove stai? Ma su quale campo stai? Sono al 6, adesso sono al 6, perché io cambio sempre perché finisco le missioni, capito? Che asci tu. È già il quinto che faccio oggi. Poi dopo... Ci sono... Guarda, se tu apri le missioni non ce ne sono più. Vuoi vedere? Effettivamente ci siamo soli e te. Guarda, wow, brava miseria. Non ce ne sono più, te lo fate tutte. Wow, grande. Mi hai fatto recuperare un bel po' di Everons. Eh sì. Quale? Fenbus? Andate a seguire il mitico Fenbus, ragazzi. Mi raccomando, mettete pure tanti like. Anzi, qua si dice follow. Follow. Oggi mi sono andato a vedere un pochettino su Google alcune cose da modificare per quel che riguarda alcune cose qua sulla grafica del canale, ma non ovviamente quella delle live. E ho trovato un sacco di belle GIF interessanti. Poi me ne sono create alcune, ovviamente, che solitamente avviene quando qualcuno fa la sub. E praticamente è tratta la scena del tratture, tratta dal film Totò, Peppino e la Malafemmina, quando Totò e Peppino salgono sul trattore e il trattore corre all'impazzata. E poi ovviamente non posso, diciamo così, spoilerare altre cose, altrimenti poi uno quando poi arriva la sub, la suspense, diciamo, viene meno. Comunque sto gradualmente iniziando un pochettino a concentrarmi un po' su un po' di abbellimenti. Ah, Dark Soul, tu lo sai sto gioco, Ale? Già sentito. È tipo con la spada, insomma. Fernbus mi fa morire quando fa la mossa della spada a terra che schiaccia. A me i giochi d'avventura mi piacciono open world, però dove non è che c'hai solo una missione da fare, nel senso che c'è una storia, quando finisce la storia finisce il gioco. A me piace sia la storia che poi il gioco resti anche in open world, come Red Dead Redemption, ecco. C'è la storia, però poi puoi restare in open world, puoi fare quello che vuoi. Oppure nel frattempo che fai, nel frattempo di fare le missioni, puoi girare, puoi fare, eccetera. Non mi piacciono i giochi dove hai la storia e sei obbligato a fare la storia, ecco. Ah. Tu dici quei giochi con le trame che poi hanno esatto, breve. Esatto. Giustamente. Per esempio, come GTA, ecco, GTA c'è una storia, però nel frattempo che giochi la storia, puoi anche girare per i fatti tuoi, ecco. Poi vuoi fare le missioni, finisce la storia, puoi continuare a giocare. Stessa cosa su Red Dead Redemption, ecco. Che poi GTA nell'ultimo periodo ho visto. Ma io l'ho proprio mollato da quando è uscito Red Dead Redemption. L'ho proprio mollato, perché Red Dead Redemption è un giocone assoluto, eh. Però c'è pure il fatto roleplay qua, insomma, che ci sono molti streamer che portano GTA in roleplay. Sì, sì, stava sì, anche sì. Nick qualche tempo fa stava sistemando un server, esatto. GTA che è fatto veramente bene. Poi ti volevo dire, io c'ho un problema con Red Dead Redemption, non mi va su Gamecaster, si blocca, non capisco come mai, ho provato a portarlo ma non funziona. Tu devi avviare prima Gamecaster,
lo lasci per qualche per almeno un minuto acceso, quello carica tutti i file dal cloud, poi dopo devi accedere al gioco, lo switchi, ritorni sul Gamecaster e poi riswitch e torni sul gioco. Quello gli devi dare il tempo di fare così quando io non lo Quando vedo. switch che poi il gioco diventa nero. Non lo so, è molto pesante, Red Dead Redemption. Però il Ah, PC lo accetta, cioè nel senso il mio PC può permettersi sì, anche no. un Può darsi che ha una DirectX vecchia, cioè di DirectX 9 Non lo o so, la io 10, oh, perché normale io riesco a giocare. Mi pare che alcuni giochi con una DirectX mi pare che inferiore alla 10 non li fa visualizzare. Infatti io volevo portare Railroad Tycoon 2, però non me lo visualizzava perché fosse la DirectX 7, 6, 5, quindi è come se non riuscisse a codificare quel tipo Con il PC che ho io penso che dovrebbe andare in automatico la DirectX. Eh no, ma la DirectX che accetta Gamecaster, così come Ah, OBS, capito? ah, ah. Quello è Ma no, no, normale. no, 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 no. Ah, beh, sì, chiaro. Perché io ho visto un po' di gente che portava Red Dead Redemption, ma sicuramente era su Streamlab oppure OBS. Sì, può darsi pure, che io ti ho detto, non tutti i giochi mi girano, però alla fine se io voglio portare un titolo e lo portano i più grandi streamer, o lo portano tutti quanti, è inutile. Faccio comunque due visualizzazioni, anzi forse ne faccio zero. Almeno porto qualcosina che ci sta sempre quella persona che magari ti fa compagnia e quindi quell'anima pia, anima buona che si mette lì e ti tiene compagnia e magari anche tu gli fai compagnia. Ok, io adesso ho quasi finito, eh. Ok, qua. Cioè, ho finito praticamente. Ma Vediamo, 97. dopo ti faccio vedere. Non so, dovrebbe essere qua. Comunque, ti faccio vedere il lavoretto che ho fatto con le salite, i varchi di accesso alla farm là sopra. Là pure ci ho perso. Quando ti faccio vedere quelle salitine, te le faccio provare con i mezzi. Vedi che non soffrono i mezzi quando salgono là. Non l'ho fatte ripide ripide come solitamente, l'ho viste, non sono né squadrate, bucherellate, ho cercato di farle quanto più precise possibile. Poi per esempio se tu vuoi fare una cosa del genere, no? Quando stai livellando e quindi stai mettendo in piano i bordi per esempio di una strada, e devi sempre modellare come se tu dovessi creare una discesa lateralmente, cioè proprio con il comando crea la pendenza, tu prendi dal punto alto e vai verso il basso e ti sposti in maniera obliqua, e quello non ti fa la bozzetta a terra, ma ti fa la spianatura più aperta e più precisa, non dritta ma in diagonale. Infatti il punto dove tu hai messo il mercato là i bordi di quella strada in discesa li ho livellati tutti così, li ho smussati verso l'esterno. Olè. Allora, è qua quasi finito, mo. No, tu hai completato già. No. Sì. Ah, è fatto già. Ah, ok. L'ho Allora. Ok, raccolto tutto io, non ce ne sono più missioni. fa una cosa, andiamo un attimo su verso la farm, alla vecchia farm, ti faccio vedere una cosa. Spawna dove c'è la stalla delle mucche. Ma ti porto il trattore. No, no, non c'è bisogno. Qua ci stanno altri trattori, ci sono. Ma questo qua dovresti portarlo là. Ok, Ah, oh, poi mi sistema io, non ti preoccupare. Tanto allora. ce l'ho quasi fatto. Volevo farti vedere le salitine qua. Ok. Vedi queste discese che ho fatto qua? Boh, vabbè, non si vede tanto. Però se tu prendi un mezzo qualsiasi, prendi un trattore qualsiasi, ti faccio vedere una cosa. A salire e scendere da qua, soprattutto a salire, noterai che non c'è. La strada non è dritta dritta, ma il mezzo riesce a salirlo in maniera agevole.
Anzi, quasi quasi, mo faccio passare avanti il tempo. Ale, facciamo così, mo faccio faccio passare il tempo veloce. Accetta un attimo. Shift Z. Ok. Così si toglie anche la neve da terra, tanto non c'è più nulla da fare. Ti faccio vedere il lavoro, sempre. Ciao Drift, neve. Ciao. Wait, è arrivato Drift. Scusami Drift, non t'ho proprio visto, stavo così. Neanche io non l'ho visto. Scia miseria. Mitico Drift. Buon pomeriggio. Boia, scendi, 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 scendi. Guarda com'è lineare la strada. Gira verso destra, cioè gira a sinistra e poi scendi. Mi fai lo stesso tragitto a scendere verso sui a salire. A salire e poi scendere dall'altra parte. No, sali dall'altra parte. Come dall'altra parte? Dall'altra parte, riscendi, però vai a sinistra qua. Qui, no? Sali e riscendi e vieni verso quest'altra parte qua. Vedi, è lineare, non c'è il picco, vedi? No. Solitamente arrivi a un certo punto che il mezzo si affatica e esatto. Non riesce a salire o a scendere. Invece qua ho cercato di smussarlo, stessa cosa qua. Se tu scendi noterai che c'è una pendenza graduale. L'hai fatta apposta. Esatto, bravo, questo bravo. È il lavoro che ho fatto anche a te su quella discesa là. Ovviamente qua si vede di più perché c'è la neve. C'è, non solo, poi c'è anche il dislivello che è molto molto più evidente perché è più lunga la strada. Ma se avessi dovuto farlo con la stessa distanza che ci avevo io sulla mappa alla tua, allora avrei trovato la stessa difficoltà. E quindi qua ci ho perso più di 4 ore a ogni stradina qua. Però ne è valsa la pena perché scendo bene, non... Adesso non si vede bene perché c'è la neve, poi quando lo vedrai senza la neve si noterà proprio la minuziosità, anzi come sono stato pipì, come dice a Napoli, pignolo pignolo. Bravissimo. Beh, ora cosa rimane da fare? Niente, io arrivato a sto punto direi di salutare. Sì, esatto. Diciamo che vado a mettere il trattore a posto. Se è fatto, qua c'ho pure le fragoline che poi prossimamente raccoglierò. Madonna, ce n'hai, Ma queste ci sono c'è a mano? Ovvio. Con il caricatore. E allora, ragazzuoli, approfitto per ringraziare naturalmente il mitico Aleasso Aiea. Ciao a tutti ragazzi. Ringrazio Fernbus, Moreno, ringrazio Drift, Ita, ringrazio Dennis Macchia. E allora, adesso vediamo un pochettino a chi fare il raid. Allora, ragazzuoli, io direi di fare il raid al mitico Wopparan. 71 American Boy. Che praticamente c'ha anche lui il suo inno. Wopparan. Sento un po' freschino così. Wopparan. E allora, cari ragazzuoli, e ringrazio tutti quanti voi ancora una volta per avermi fatto compagnia. Ringrazio tutti quanti voi che state guardando questo video in replica su Twitch. Per voi la programmazione continua, questo video sarà disponibile su YouTube sabato mattina alle 12. E allora, per voi che siete in live, vi chiedo la gentilezza di restare e andare a seguire, a salutare il nostro amico Wopparan 71. L'appuntamento con Farming è per domani mattina, sempre la solita ora. E allora, state buono, aiuto!